un incidente il 22 novembre del 1956, quindi era un po' giovane, quanti anni aveva? Io avevo 25-26 anni, ma mi viene in mente perché adesso che mi manca due mesi per avere 82, ho detto è passato 82. Devi fare la tappetta. Allora, questa è una fotografia che rappresenta la scena dell'incidente. Non è la sua macchina, ma il parcheggio è quello, la sua è leggermente fuori, è davanti alla stazione, uno dei parcheggi più pericolosi che c'erano a Saronno. Lei aveva la sua Fiat 1100 che aveva anche una storia particolare. Storia particolare, perché l'avevo comprato davanti a me. Ha avuto un suo ruolo anche la 1100, insomma. Il 1100 sì, perché io per un anno sono andato in giro con la macchina attaccata a Roma. E poi ho pensato anche, con l'aiuto di un operaio della ditta greco, di fare scrivere CD Corpo Diplomatico. In giro chissà chi è questo qua. Solo che ho preso una multa, poi ne ho preso un'altra e allora il Walter Chiari da Roma mi ha scritto: o tu la metti a posto entro 8 giorni, se no ti metto in fermo sulla macchina. Sono corso a cambiare. Era Varese 4-7. Comunque, la sua macchina era regolarmente parcheggiata, siamo la mattina appunto del 22 novembre del 1956 davanti alla stazione, perché lui con un assistente era andato a Milano a prendere delle pizze. Le coppie, io ero il gestore dei due cinema centrale saronnese, quindi allora non c'era ancora un servizio che consegnava le coppie a tutti i cinema della zona, bisognava andare a prendere. Il Borrone Luigi mi ha aiutato da tanto tempo, andavo, io andavo a prendere con la macchina, si mettevano le pellicole, ero posteggiato, preso un po' così, messo le copie, messo il Luigi vicino a me, marcia in piedi. È arrivato questo signore Bordincesi, una bravissima persona, con la moto, boom, l'ho preso dentro e io con la coda dell'occhio l'ho visto fare un volo di 8 metri. Ecco il tratto lì segnato per terra, 8 metri di volo. Sono arrivati i vigili, l'ho visto andare via. Ma la cosa bella è che quando lui era, io sono andato subito a vedere il succede, era per terra senza segni di ferite, no? E io gli ho detto: ciao, meno male che non ci siamo fatti niente. Questo qua ha preso la gamba da te, quando fa, com'è ma su fa niente? Il piede che era lì così ha fatto roba che era. Il piede si è staccato, ha fatto così, ma porco. E allora ho portato subito all'ospedale. Perché funzionava proprio così, cioè bisognava raccogliere i feriti e correre all'ospedale. Forse all'ospedale, tra l'altro loro, mia sorella lavorava in ospedale, mi ha dato una mano, è stato curato molto bene, sono andato a trovarlo, il piede è andato perfettamente a posto. Quando poi sono andato in tribunale, io sono stato giustamente in pretura, condannato, perché erano tutti torti, capito? È uno dei pochi che ammette di aver avuto torto. Non è di moda assumersi la colpa, è rarissimo. Perché hanno avuto torto? Perché il pretore ha fatto notare che io a bordo con me avevo una persona. Quindi in una situazione così balorda avrei dovuto dire: scendi a vedere se posso andare indietro. Che invece niente, siamo seduti tutti e due, batti indietro, oh, pum, il volo di questo mondo. C'era anche uno dietro. No, con me. No, ma non c'era un secondo passeggero. Sì, quello lì niente ha fatto, è caduto dalla moto, non si è fatto niente. No, ma... Questo qui invece, come ho detto prima, era bellissimo, interessante, perché un simpatico, perché mi ha detto: ma con me non sono spagnolo. Ha tirato un spagnolo. Mi chiede che ha fatto poco. E comunque aveva, nonostante il dolore che sarà stato terribile, aveva una presenza di spirito notevole, perché insomma anche di come non fa niente. Vabbè, insomma, ha avuto questa disavventura che è finita anche con una sanzione, una multa di 20.000 lire. Una multa di 20.000 lire che chiedevo all'avvocato, mi faccio quattro conti, adesso sarebbero 1.200, 1.300 euro, più di 2 milioni. E i danni poi naturalmente la macchina pochissimo, no, era la moto, incidentale la moto, no, sì, però è stato curato benissimo. Infatti, siccome ero dipendente della ditta Ceti, che era vicino al cinema saronese, ogni tanto lo vedevo e lui passava, mi salutava, è stato guarito benissimo. Altri tempi, altri tempi. Altri tempi, sì, è andato bene, insomma, bene per lui. E mi ricordo che mia mamma mi aveva dato una mano allora, 20.000 euro, a pagare un po' di multa. Se andavo da mio papà a dire: guarda quello lì,
quello lì la multa la faceva pagare a me e per di più mi dava un cazzotto in testa. Grazie a Domenico Beghetti. Non ci sono più protagonisti come a quei tempi, che non solo si è assunta la responsabilità, ha portato di corsa il ferito, insomma, voglio dire, persone così.